E adesso parliamo di musica italiana, di novità, di belle novità. Abbiamo con noi Danu che ci presenta È stato bello. Ciao Danu, buongiorno. Ciao, buongiorno. Oh, di dove sei con questo accento? Forse lo sapete, forse lo posso immaginare. Sei toscano, dai, un toscanaccio come me in parte, bellissimo. Allora, è vero che tu non volevi fare il cantautore, però alla fine, vabbè, dai, se proprio devo farlo. Com'è questa storia che tutti hanno il sogno della musica fin da piccoli? Mi hanno costretto, no, scherzo. Ma praticamente è stata una cosa casuale, cercherò di aspirare il meno possibile le C. No, ma mi piace tanto. È stata una cosa casuale perché mi è arrivata una delusione grossa e da lì ho sentito il bisogno di sfogarmi, di provare a scrivere qualcosa. Io già al liceo strimpellavo un po' la chitarra, però era una cosa così in amicizia. Non avrei mai pensato di riprenderla in mano dopo un bel po' di tempo per scrivere una canzone. E insomma, mi è servito come terapia. Da lì ho visto che comunque mi piaceva farlo, mi faceva stare meglio. E ho detto: perché non farlo? Non provare a farlo diventare il mio lavoro. E quindi da anni ho iniziato a pubblicare canzoni e a prenderla sul serio. Ecco. Certo, e anche ad aiutare magari chi sta passando un momento come quello che hai passato tu. Stiamo parlando di una delusione d'amore. Sì, è una delusione d'amore. E ovviamente poi le delusioni d'amore, quando si colpiscono forte, vanno a intaccare anche altre cose, ecco, ti disturbano un po' il vivere di tutti i giorni quando sono delle belle batoste. E È stato bello, vuole trattarla in maniera un po' più matura, perché è stata scritta comunque dopo tanto tempo che era terminata, insomma, questa relazione. Dopo quanto tempo, scusami, per capire un po'? È stato bello, l'ho scritta 2 anni dopo. Quindi tu per 2 anni hai portato dentro questa sofferenza, diciamo? Sì, perché per 2 anni comunque ho avuto modo di pensare a me stesso. Infatti la frase in assoluto di È stato bello è: dicono che per amare prima hai bisogno di amarti. Insomma, ho fatto un percorso in cui mi sono concentrato su me stesso, non mi sono buttato in altre relazioni, e questo mi ha aiutato a comprendere meglio la relazione passata e a comprendere meglio me stesso. E questo è un po' il messaggio che vuole dare È stato bello, che devi ricordarti che comunque una relazione passata è stata bella nonostante le delusioni, quindi devi riuscire a cogliere il lato positivo e andare avanti, non concentrarti troppo su quello negativo, ecco. Certo, se non è più nella tua vita, non era la persona della tua vita. Questo è un bellissimo messaggio. Vogliamo ascoltarle e poi continuiamo a parlare anche del video? Danu con noi stamattina con un pezzo nuovo, vai. Danu, È stato bello, un bellissimo pezzo, no? Cantautorato di quello che piace un sacco in questo momento, tant'è che tu hai avuto oltre 2 milioni di ascolti su Spotify. E vogliamo parlare anche del video, perché io ho riconosciuto il mio mare, dove stamattina mi ha chiesto proprio Amerigo, dove facevo le vacanze negli anni 80, così lì, praticamente quello che hai visto nel video, Amerigo, e del mare. Dove l'hai girato? Follonica, il Puntone? Calaviolina, che bella Calaviolina, ci andavo sempre da piccola, che c'è una spiaggia così fine che appunto sembra proprio di sentir suonare un violino quando ci cammini sopra, perché si riconosce Puntala, no? Puntala. Sì, c'è un bel percorso per arrivarci, circa 1 chilometro a piedi, forse qualcosa in più. Che io detestavo fare da piccola col caldo. Sì, infatti immagina anche tutta l'attrezzatura per girare, è stata... Infatti, comunque il video è venuto molto molto bene. Che cosa succederà adesso? Seguiranno altri singoli? Raccontaci. Sì, ho già in programma comunque di far uscire altri 3-4 singoli prima di unirli poi all'interno di un album, spero entro il 2023. Comunque, essendo emergente, sì, ho ancora bisogno di far uscire un po' di singoli per ampliare un po', per dare importanza. Ecco, se fai uscire subito un album, poi magari alcuni pezzi rischiano di perdersi.
invece facendo uscire qualche altro singolo prima riesci a dare ancora un po' più di spinta singola ai pezzi. Sicuramente. Grazie per essere stato con noi, averci presentato, è stato bello. Danu, che poi è Daniele Nunziata, qui a Mattino Lombardia. Ciao! Grazie a voi, ciao! E complimenti.